Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati in questo nuovo incredibile episodio di recensioni su software. Come avete letto dal titolo, oggi parliamo del MCX9 Enhanced Edition di GNG. Mi è venuta una sincope per dire Enhanced. SMG, molto interessante, soprattutto per il software, è uno di quei rari prodotti di GNG che vi portiamo perché sono fatti veramente molto bene, a nostro parere. Ne scopriremo di più parlandone insieme nel resto del video. Chi di voi mi segue su Instagram, tra l'altro, ha già visto qualcosina di questo affare, quindi vi invito a controllare in descrizione e venirci a seguire sui nostri social, perché vi diamo modo di partecipare nella vita del canale e questo fa bene a voi e fa bene a noi. E inoltre vi ricordo che questo video è reso possibile grazie al Monopoly Software di Reggio Emilia, che trovate appunto linkato in descrizione anch'esso nel caso siate interessati a sapere qualche nozione in più su questo fucile. Bando alle ciance, sigla che poi partiamo. Prima cosa interessante da dire su questo fucile è quello che è venuto prima di esso, ovvero, come molti di voi sapranno, il CPP-45. Il CPP-45 ovviamente è la versione antecedente a questo MCX9, per quanto i due siano abbastanza differenti, ma che sicuramente ha fatto capire a GNG quali erano le cose da modificare che sono state poi andate a enhanced-are su questo modello, a migliorare su questo modello. Una cosa infatti interessante è che i caricatori, che come potete vedere ricordano vagamente quelli dello Scorpion Evo, sono da 9x19 mm, ma nel caso voi abbiate già anche il CCP45, i suddetti caricatori sono poi compatibili con questo. Per parlare di questa mitraglietta è necessario spezzettarla, cioè suddividere i vari componenti che la rendono se stessa e andare a capire dove è stata tratta ispirazione e perché. Partendo infatti dal calcio, si nota subito che quest'ultimo ricorda molto quello dello Scar. Addirittura il vano batteria che è qui sopra, che quindi si può andare a rimuovere per rivelare appunto il vano della batteria e quindi il posizionamento e l'alloggiamento di quest'ultima, a quello dello Scar. Un altro elemento che ritroviamo è il ricevitore dei caricatori, che ovviamente ricorda moltissimo quello della RP9, anche come sistema di sgancio. I caricatori, come già detto, sono uguali, se non per qualche differenza e qualche miglioria, a quelli di uno Scorpion, per l'appunto. Una cosa che mi è piaciuta molto, che poi vedremo meglio, è la presenza del lato trasparente per indicare la carica dei colpi, e anche questo loghino qui sotto che è bellissimo, ma ne parliamo dopo. Il paramano a sua volta è M-Lock, possiamo posizionare i vari attacchi a ore 2, 4, 6, 9, 11 e 2, credo. In sostanza possiamo inclinarli a 45 gradi sia nella parte superiore che nella parte inferiore. La leva d'armamento è stata riproposta direttamente da quella del CCP-45, per l'appunto è una cosa molto figa che, come potete vedere, ha il bolt catch funzionante e anche il bolt release. Molto fico. Avendo fatto una piccola overview, adesso io mi muoverei sugli esterni, che io vi ho già parzialmente coperto, per poi passare ovviamente agli interni, prova di tiro e conclusioni finali. La storia ormai la conoscete. Una cosa interessante per quanto riguarda i materiali è la presenza di un calcio fatto in abbastanza buon polimero, soprattutto la parte finale, che è stata ben bene gommata ed è molto comoda da utilizzare, e soprattutto la possibilità di andarlo a regolare così tanto per un SMG, soprattutto chi come me è abbastanza alto e ha le braccia molto lunghe, questo spazio in più permette una comodità nel grip e nell'utilizzo dell'arma non indifferente. Sono presenti fino a 6 posizioni per suddetto calcio, quindi è molto comodo, e sempre parlando del calcio, il vano batteria con uno spazio batteria decente a differenza della maggior parte delle SMG di GNG è stato pienamente apprezzato sia da me che dai miei colleghi. Siamo in quel periodo dell'anno in cui c'è caldo, poi c'è freddo. Benché le batterie siano nel calcio, questo è completamente abbattibile e ovviamente funzionante anche da abbattuto, cosa molto utile soprattutto per un SMG, perché la rende estremamente compatta e utilizzabile in ambienti di CQB molto stretti, e sinceramente io questo tipo di calci li adoro. Sono fan dello Scar, per quanto ne possegga uno, quindi per me è completamente approvato, benché il materiale plastico di cui è fatto sia qualità GNG, che non mi fa impazzire. Subito dopo troviamo un'impugnatura standard di quelle che sono state messe sulla RP9, sull'UMP 45, sulla versione dell'UMP 45 di GNG, eccetera, eccetera. Secondo me, senza infame, senza lode, io trovo che siano, per quanto realistiche, molto molto piccole per la mia mano soprattutto, che quindi tende ad avere fin troppo spazio, possono sempre essere
andate a ingrandire con vari metodi, quindi al netto di questa cosa trovo che comunque siano molto comode, soprattutto per gente più giovane con le mani un pochino più piccole. Troviamo un selettore di fuoco ambidestro, in questo caso è stato veramente super alleggerito, questa ovviamente è quella che utilizzerete se siete mancini, mentre quello destro ha una forma un pochino più standard e un pochino più grossa. Vi dirò cosa ne penso nel mio Red Rage. Attacco cinghia gargantuesco, veramente enorme, ragazzi, mi piace molto, però è presente solamente sul lato destro nuovamente del fucile, quindi cari nostri amici mancini o chi vuole fare un cambio spalla o avere comunque un attacco un pochino più in mezzo, magari sotto, dietro l'impugnatura, si attacca, detta come va detta. Castello superiore e inferiore ottimo, soprattutto anche il materiale del polimero in questo caso è fatto veramente molto bene, soprattutto quello del ricevitore. Ho apprezzato che abbia indicato il calibro della replica in questo otturatore, che è veramente enorme, perché come potete vedere si scopre completamente. Questa è la cosa che preferisco di questo fucile, non racconto balle. Tacche di mira molto alte, standard, flip up, tipiche di G&G, niente di nuovo sotto il sole. Castello superiore veramente molto interessante, con queste scanalature che ricordano poi dopo il pattern dell'M-Lock presente nel paramano. Per quanto riguarda il paramano, veramente molto interessante, piccolo, compatto e con un attacco QD presente lì, quindi possiamo andarlo a quick releaseare, quick distaccare in maniera molto veloce. E un'altra cosa quanto riguarda la posizione delle mani è che hanno messo questo finger rest in questa posizione qui. È molto obbligato, nel senso che dobbiamo mettere il dito lì per forza, perché qui poi dopo ci va a scivolare di nuovo in posizione. Secondo me sì, molto bello, avrei preferito che lo facessero un pochino più largo e meno restrittivo, perché magari io preferisco tenere il dito qui per poter vedere meglio il grilletto o per altri motivi. Insomma, sono poi obbligato a tenerlo lì, perché qua poi tende ad andare a scivolare. Altra nota sul bolt release, molto carino perché è veramente super minimal, ma per andarlo a premere comodamente ci vuole un po' di allenamento, perché tende a scivolare abbastanza quando ci passiamo il dito sopra. Infine troviamo ovviamente il paramano M-Lock, fatto di ottima qualità, alluminio aeronautico, e soprattutto con un finger stop automatico qui davanti, che ci permette di bloccare la mano anche senza doverci andare a mettere per forza una impugnatura, che comunque consiglio. Terminiamo infine con lo spegnifiamma, questo ovviamente quello rosso, è identico a quello nero che c'è in confezione, è un gran peccato perché è completamente in plastica, per me non è proprio un granché, devo dire che però si sposa bene col fucile, comunque interno si nota meno e può andare bene. Tra l'altro non è uno spegnifiamma in senso puro del termine, perché in realtà è un porcofono o un ampliatore di suono, come si dice in maniera più corretta, quindi va ad aumentare il suono della replica che sentiremo dopo. Non è niente male, eh? Attenzione che non è tutto oro ciò che luccica, a parte in questo caso. Parliamo adesso brevemente degli interni. Sono rimasto abbastanza stupito, ripeto, siamo abbastanza picky, siamo abbastanza minuziosi nella scelta dei fucili G&G che prendiamo, e tendiamo a prendere solamente prodotti G&G che abbiano degli interni validi, perché riteniamo che G&G ogni tanto sia non sempre così costante come altri marchi. In questo caso è stato fatto un lavoro veramente ben fatto. Troviamo grilletto elettronico, che quindi rende molto semplice andare anche a programmare determinate funzioni. Funziona in maniera simile a quello di Evolution, che secondo noi rimane comunque uno dei grilletti elettronici migliori, per l'appunto, quindi possiamo andare a regolare direttamente da grilletto tutta una serie di impostazioni. Componenti interni ottimi, cilindro in acciaio e soprattutto cambio molla rapido, quindi non c'è bisogno di fare tutta un'apertura gigantesca, basta con giusti strumenti andare a rimuovere e si possono andare a cambiare le molle. Questo rende comodo anche ovviamente adattarlo al mercato italiano. Ma dai! Come performance lo vedrete proprio nella prova di tiro, è un fucile abbastanza preciso, comodo da utilizzare, ma soprattutto molto reattivo, perché ha la capacità, per l'appunto, grazie a questo sistema ETU di grilletto elettronico, tra l'altro posto nel di dietro del gear, permette al fucile di essere molto molto reattivo, che ripeto vedrete dopo durante la prova di tiro. Per il resto le cose sono abbastanza standard, ripeto, trovate il link in descrizione per andarvi a pistolare un pochino tutte le particolarità più interessanti. Come detto, non ci sarà il War Rage, ma ci sarà il Red Rage, quindi a questo giro il War Rage lo farò io. Dov'è War? Fatevi questi ai vostri. Prima di tutto, esteticamente mi piace tutto tranne il caricatore. Questo caricatore da Scorpion, per l'appunto, non mi piace, non mi convince a pieno. Anche come forma non mi piace, è troppo blocky, è troppo grosso. Preferisco infatti molto di più quello del CCP45, versione precedente a questo, che tra l'altro, se lo stai chiedendo, è compatibile con questo fucile, quindi potete prendere i caricatori del vecchio modello e metterli qui sopra. Ho apprezzato tantissimo il calcio, non le plastiche di quest'ultimo, soprattutto quello della copertura, sembra un pochino troppo plastico.
plasticosa per i miei gusti, non capisco perché non si potesse fare una roba un pochino più curata come per quanto è stato fatto per l'upper e lower receiver, che sono fatti veramente molto bene. Un'altra cosa che non ho capito è la necessità di mettere due tipi di selettori di fuoco, uno per la parte destra e uno per la parte sinistra. Quello dalla parte sinistra, quindi se dovessi andare a impugnare il fucile dall'altra parte, è talmente sottile e difficile da premere che mi rende quasi nervoso e snervante il suo utilizzo. Potete ovviamente andarli a sostituire, quindi vi basta spostare, se siete effettivamente mancini, il selettore di fuoco che c'è sulla parte destra su quella sinistra e viceversa. Allo stesso modo mi viene da dire, ma mettili uguali, tanto se uno deve fare il cambio spalle e spara con entrambe le mani, non capisco la necessità di fare questa scelta, che secondo me è solamente fastidiosa. Un'altra cosa che è molto bella ma completamente impratica è questo sistema di apertura dell'otturatore, perché, come potete immaginare, è sì molto bello, ma queste alette alla cervo volante sono di facilissima rottura se si impigliano per esempio nei passanti del molle quando il fucile è in riposo. Voi tirate, questo rimane agganciato, sinceramente anche come posizione è molto spiacevole. Basta ovviamente starci un pochino attenti, quindi al netto di tutti questi elementi un pochino così, trovo comunque che sia un prodotto fatto veramente molto bene e lo preferisco, a parte per la scelta di caricatore, al CCP45, che per me era un po' un accrocchio. Questo ha già uno stile un pochino più delineato e qualcosa di innovativo che comunque ha delle particolarità che ho apprezzato molto. Bene, siamo in linea di tiro, pronti ad andare a performare con questo bambolo. Vi dico giusto due cose che mi sono dimenticato di dirvi prima. Ovviamente troviamo un OPAP rotativo G&G fatto veramente molto bene, quindi ha tutte le sue posizioncine, ci permette di andare a regolare l'OPAP in maniera precisa e ricordarci anche in che direzione si alza e in che direzione si abbassa. E la cosa che ovviamente potete notare è che questo vano, che è enorme, permette veramente di regolarlo in maniera comoda. Allo stesso tempo andarlo a chiudere. In seconda battuta, ovviamente siamo attaccati alla linea. Come vedete non c'è bisogno di staccare il calcio, basta rimuovere la copertura esterna e andare a connettere la linea. Giro ovviamente con batteria 7.4, quindi siamo a posto. Il caricatore è da 130 colpi monofilare, ovviamente come detto ce ne sono due in confezione e tra l'altro, come potete vedere, c'è tutti i pallini in fila e anche l'indicatore di carica rosso che indica che il caricatore è completamente pieno. Se non fossero fatti in questa forma orrenda, sarebbero veramente stupendi. Perfetto, trova il suo posto in maniera leggiadra e veloce. Voi state vedendo ovviamente il bersaglio, spariamo come al solito, prima in singolo e poi gli ultimi li finisco in raffica per farvi vedere quanto spara veloce. E soprattutto ascoltate attentamente il suono perché, come detto, ha il porcofono lì davanti e ha un suono molto particolare e molto interessante. Pronti? Partenza, via! Tiriamo su anche le tacche di mira magari, che non guasta. Ok, adesso passiamo alla raffica. Cioè, non ho parole. Fra, hai fatto 10. Davvero? Ovviamente, prima di andare a sparare la raffica, vi dico anche un'altra cosa. Come avete sentito, il suono è molto secco, molto interessante. Noi stiamo tirando a un bersaglio a 15 metri con pallini G&G 020 non bio. Quindi, se siete interessati a quelle specifiche lì, qui le avete. Un'altra cosa molto interessante è che non siamo andati a regolare il grilletto elettronico. Quindi lo stiamo usando veramente out of stock, così è, così ve lo stiamo riportando. Passiamo alla raffica. Adesso prendo sul coppino il cameraman. Bene, come avete sentito la raffica di questo bambolo è molto molto veloce, spara veramente molto bene ed è incredibilmente preciso. Non me l'aspettavo così ben funzionante, anche perché come vedete la canna è molto corta. Passiamo dunque alle conclusioni finali. Lo appoggio perché sono molto forte, ma comunque questo pesa abbastanza. Cosa ne penso di questa SMG di G&G? Io mi sono tempo fa innamorato della RP9 perché mi piacevano i suoi caricatori, mi piaceva il suo stile, una volta che lo si va a personalizzare è anche abbastanza realistico e l'ho sempre adorato. Su questo modello ho trovato lo stesso interesse che c'era per la RP9, fatta eccezione per quei caricatori che per me sono veramente fastidiosi per quanto ben fatti. Al netto però di quelli che possono essere i miei gusti, se devo valutare la replica da un punto di vista di funzionalità e prestazione, è 200 spanne sopra la RP9 per tanti motivi. Intanto è stata aggiornata, quindi ha una serie di vantaggi in più
e di migliorie che venivano a mancare sui precedenti modelli di SMG proposti da G&G. È stata anche migliorata un sistema di cablaggio, quindi dei cavi e di spazio per la batteria, perché G&G ha capito che se cercavi di spingere a forza in un vano batteria minuscolo i cavi e il resto, poi il fucile non sparava. Quindi complimenti G&G, bravi per essere finalmente arrivati dove altri sono già arrivati da un po'. Scherzi a parte, stoccate e battute a parte su G&G, questo è un prodotto veramente molto interessante, anche banalmente per la cura che è stata messa nella realizzazione di qualcosa un pochino più innovativo, che si va a distaccare da quello che il mercato già ha, anche perché bello saturato, visto che modelli nuovi di repliche e resto faticano in questo periodo ad uscire. Sicuramente negli interni è stata messa una cura in più che fa sì che si distacchi dai precedenti modelli, ha una reattività veramente molto interessante, un grilletto veramente reattivo già out of the box, quindi senza dover montare grilletti elettronici aggiuntivi in seguito. Si può sempre migliorare, chiusa parentesi. Al netto di tutte queste cose, trovo che sia una replica veramente molto interessante e che soprattutto, oltre ad avere, come già detto, una voglia di innovarsi, mettere qualcosa di nuovo sul mercato, creare qualcosa di nuovo, è riuscita effettivamente a far uscire qualcosa di valido e non un accrocchio ciofeca, un Frankenstein con dentro un po' di pezzi spizzicati qua e là, incollati insieme alla bene meglio e buttata sul mercato con un nuovo nome. Quindi complimenti a G&G per questo prodotto. Se mi mettessero a posto le leve sarei ancora più contento, però voglio dire, non è che si può avere tutto, sennò sarebbe il fucile perfetto, che ancora non esiste, per ora. Bene, questo è tutto quello che ho da dirvi su questa replica. Se siete interessati a saperne qualcosina di più, fatecelo sapere nei commenti. Se mi sono dimenticato di dirvi una determinata caratteristica, un determinato particolare, trovate il link del prodotto nella descrizione, quindi potete andarlo a vedere direttamente dal Monopoly Software Shop, il negozio che mi sponsorizza, che mi permette di fare queste incredibili recensioni e che soprattutto ha attrezzatura da software a ottimi prezzi con un ottimo customer service, anche perché lo curo io, quindi vorrei anche vedere. Tra l'altro mi raccomando, veniteci a seguire sui nostri social, perché il 12 novembre, segnatevelo sul vostro calendario, ci sarà il compleanno di Monopoly, che compie ben 2 anni. Un po' come la nostra comicità. Quindi faremo una gigantesca festa, tra l'altro ci saranno personaggi illustri che vi riveleremo a breve sia su Instagram che su Instagram, così ci venite a seguire. Gireremo contenuto per il canale, quindi se volete l'occasione di partecipare per l'appunto in uno dei video e arrivare ed entrare a far parte ufficialmente della nostra famiglia Monopoly, veniteci a trovare il 12 novembre. Seguiteci sui social per date, numeri, cose importanti. Perfetto, io vi ho detto direi tutto, vi ringrazio di essere stati qui con me in questo stupendo e soleggiato sabato, che forse non è soleggiato o forse sì. Qui da Red è tutto e come al solito, stay angry! Detto ciò, ci possiamo muovere al Red Rage. Red Rage è bellissimo. Parlando infatti di queste migliorie, di quali sono i punti di ispirazione per creare questa mitraglietta ibrida, ma io non so. Oh, no!